La nave Bruno Gregoretti della Guardia Costiera non è una nave da soccorso né per il trasporto di passeggeri. Questa è la prima cosa da dire. È una nave destinata al controllo delle attività della pesca. È lunga 60 metri, larga 15, normalmente ospita soltanto i suoi 30 membri dell'equipaggio. Il 26 luglio 2019, però, poco prima dell'alba, sul suo ponte salgono 135 migranti, tra cui una donna incinta e i suoi due bambini. Sono i naufraghi recuperati nella notte da altre due imbarcazioni militari italiane. L'indicazione è di dirigersi verso il porto di Catania, il più vicino, il più sicuro. Così comincia il caso Gregoretti. Pietro Benassi, consigliere diplomatico di Palazzo Chigi, sollecita subito le cancellerie europee affinché i migranti vengano redistribuiti. È in attesa di quella risposta che Salvini negherà lo sbarco. D'altronde, era l'estate, di Carola Rackete. No, non vedo l'ora di incontrarla in tribunale. E mentre la Cassazione ha annullato l'arresto della comandante della Sea-Watch, il 3 ottobre Salvini affronterà invece un processo con l'accusa di sequestro di persona. Perché, fatta scendere la donna incinta, i suoi due bambini e altri 5 minori, dalla mezzanotte del 27 luglio sul ponte della Gregoretti restano per 5 giorni in 116, mentre il comandante più volte segnala che le condizioni non sono adatte. Sono all'aperto, in 29 hanno la scabbia, uno si sospetta la tubercolosi. Scenderanno il 31 luglio, quando Salvini potrà vantare l'accordo, che finirà poi in realtà disatteso. Problema risolto. 5 paesi europei si faranno carico dei 116 immigrati a bordo di questa nave. Nel processo di Catania il nodo da sciogliere sarà l'eventuale responsabilità dell'intero governo, se la condotta dell'ex ministro dell'interno fosse cioè giustificata da un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione. A rendere possibile il processo è stato un voto del Parlamento, che ha concesso l'autorizzazione a procedere. Indico la votazione nominale. La Lega, che per settimane aveva parlato di un processo politico, all'ultimo minuto in Senato ha cambiato orientamento. Da quel momento Salvini si dichiara colpevole. Facciamo decidere a un giudice se ho difeso il mio paese o se sono un criminale. Usciamo da quest'aula e facciamolo decidere a un giudice. Allora,